Magna Grecia Film Festival, 18ª edizione, eccolo sorpresissimo con noi Antonio Pisu, il regista di Est Dittatura Last Minute. Ciao a tutti, eccomi. Benvenuto al Magna Grecia Film Festival, ma soprattutto benvenuti in questa 18ª edizione a Catanzaro. È la prima volta che vieni al Magna Grecia. È la prima volta che vengo al Magna Grecia e la prima volta che vengo anche a Catanzaro, quindi è una serie di prime volte pazzesche che si incrociano, quindi sono super felice. Sei capitato in una giornata particolarmente luminosa, particolarmente calda, dietro di noi un mare cristallino, aggiungerei blu da far paura. Sì. Mi chiedevo se tu, fresco di regia, fresco di un premio importante, oltretutto complimenti, grazie. Un premio internazionale, Sergio Amidei, un grande autore a cui è dedicato quest'anno, sono 40 anni che fanno questo premio molto prestigioso che si tiene a Gorizia e quest'anno hanno deciso di darlo a me per la miglior sceneggiatura internazionale. Sorpresona. Sì, no, soprattutto a vedere chi l'ha vinto prima di me, insomma, quasi mi sento un impostore, anche se evidentemente. E invece noi proprio alla luce di questa vincita ti chiediamo, così a caldo, come lo racconteresti questo mare, questo territorio, quel poco che sei riuscito a visitare nelle ore in cui sei stato qui? Ma io sono arrivato ieri, quindi fino adesso quello che posso dire, il bagno ancora non l'ho fatto, però non vedo l'ora di farlo. Dopo la nostra intervista magari, e ho notato sicuramente una grande accoglienza, il festival è bellissimo, ieri sera è stata una serata stupenda, red carpet, un sacco di gente, devo dire che è una manifestazione veramente ben organizzata e ti fa sentire a casa, ma soprattutto dopo un anno e mezzo veramente in cui le persone sono state poco insieme, non sono andate praticamente al cinema, vedere tutte queste persone che si ritrovano per vedere un film è un'emozione fortissima. E noi speriamo naturalmente di rivederti presto in questi territori, magari su un set, chi lo sa, ci piacerebbe, perché no, insomma, entrare in uno dei progetti, giusto per, citando ancora il premio di cui parlavamo poc'anzi, raccontaci qualche, cioè, o meglio, ci piacerebbe insomma sentire qualche aneddoto retroscena. Ricordiamo che il protagonista del tuo film è Lodo Guenzi, per la prima volta nei panni di un protagonista, com'è stato lavorare su un set, oltre che con Lodo, ma proprio lavorare sul set di Est Dittatura Last Minute? Allora, questo è il mio secondo film, è stata una grande fatica, sono stati 2 anni di lavoro, quindi in realtà le riprese sono finite nel 2019, dovevamo uscire dopo la presentazione delle giornate degli autori a Venezia, è successo quello che tutti sappiamo e adesso finalmente stiamo godendo di questi frutti. E Lodo è protagonista del film insieme anche a Matteo Gatta e Jacopo Costantini, l'avventuroso viaggio di 3 ragazzi nell'Europa dell'Est. E io con Lodo mi sono trovato veramente bene, pochi sanno che lui in realtà è un attore, cioè ha avuto successo facendo il cantante, ma Lodo in realtà è diplomato all'Accademia Nico Pepe, quindi è un bravissimo attore e questo è il suo primo film. So che ne sta girando già altri, quindi sono contento che un po' gli abbia portato fortuna a Est e si sia fatto conoscere anche soprattutto come attore, perché secondo me è molto 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 valido. Aneddoti sul film, tanti, è un road movie vero, nel senso noi siamo stati veramente in viaggio in Romania, in Ungheria, ne sono successe veramente tantissime, c'era tantissimo freddo, credo che i ragazzi ancora lo provino e forse il mare della Calabria adesso li sta un po' scaldando, perché è stato veramente, poi poverini, noi eravamo tutti vestiti pesanti, mentre era novembre realmente, ma il film è ambientato come se fosse settembre e quindi loro hanno questi maglioncini girocolli, poveri, 8-9 ore al giorno fuori al freddo, insomma è stata veramente dura, quindi loro sono molto provati, sono invecchiati tanto in questo periodo, spero non sia solo colpa mia, ecco. Però insomma il film sta andando bene, oltretutto si vede anche lo sponsor, la maglietta che porti addosso. Sì, ormai nel caso io dormo, l'ho usata anche per dormire, vedete, ne porto sempre con me, sono Lodo, dov'è Lodo? Lodo, Matteo Jacopo e Matteo, e questo è un signore rumeno che è nel film. Vabbè, insomma, ha l'onore di essere sulla maglietta, quindi direi che va benissimo. Hai detto bene ti ringrazio più che altro per aver sottolineato il fatto che Lodo nasce come attore. E se dovessi dare un consiglio ai giovani,
un po' come Lodo, che magari fanno altro, non con il successo naturalmente di Lodo Guenzi, però fanno altro ma vorrebbero intraprendere una carriera artistica che sia registica, attoriale e quant'altro. Che consiglio daresti? Oddio, non vorrei sembrare noioso, ma è un lavoro vero, quindi è bello vedere un film, ma è veramente bello secondo me costruirlo passo passo e vedere tutte le persone che ci lavorano. Non è una cosa che va presa tanto alla leggera, perché uno dice ah che bello un film, però un film vuol dire tanti sacrifici, tante rinunce e soprattutto tanta preparazione, quindi quello che mi sento di dire a chi ha voglia di fare questo lavoro è di farlo con la massima serietà possibile, anche se poi deve sembrare tutto leggero agli occhi del pubblico, e questa è la cosa importante. Ultima domanda, sì. E adesso speriamo di non metterti troppo in difficoltà. Se il cinema fosse un piatto, cosa mangeresti? Cosa avresti di fronte? Se il cinema fosse... cioè, che piatto mi piacerebbe mangiare? Esatto. Cioè, se dovessi fare una metafora, il cinema che ami, il tuo cinema, quello che ti appassiona, se fosse un piatto... Oddio, non ho mica capito, cioè devo dire il mio piatto preferito, se il cinema fosse no, un piatto metafora, da mangiare. No, è una metafora, se dovessi fare una metafora tra il cinema, quello che ti piace, quello che ti ha appassionato da sempre, se dovessi materializzarlo in un piatto. Spaghetti. Non so, penso tutti i film con gli spaghetti, non lo so, ma la dovevo... gli spaghetti... Ma gli spaghetti nel senso che vedo tutti i film italo-americani, ma sia da quelli di Coppola che dai western, lo spaghetto è un piatto molto cinematografico, è molto italiano soprattutto. E adesso andiamo a mangiare un piatto adesso di spaghetti. Adesso andiamo a mangiare un piatto di spaghetti. Ora. Grazie ad Antonio Grazie Pisu. A voi, grazie un a voi. Un grande in bocca al lupo. Grazie, ciao. Ciao.